Signori, vi ricordo che domani, 15 novembre, alle ore 12.30, avrà inizio il nostro live play di Pokémon Spada qui su YouTube. Mi raccomando, impostate il promemoria, lo trovate in alto a destra nelle schede e passate dai social per sapere i prossimi appuntamenti. Vi aspetto, ragazzi. Ragazzi miei, se state guardando questo video il giorno stesso della sua pubblicazione, saprete sicuramente che domani è il grande giorno. Il 15 novembre è giunto e per tutti quelli che volessero, domani, per l'appunto 15 novembre, mi trovate in live su YouTube alle ore 12.30 per iniziare il nostro live play di Pokémon Spada insieme, come è giusto che sia dopo questo periodo. Chi avrà già il gioco potrà giocarlo in contemporanea alla nostra community, mentre invece chi non ce l'ha e magari è in dubbio se acquistarlo o meno, potrà valersi del commento mio e della chat nel mentre che giochiamo. Io vi lascio il link sia in descrizione qui sotto che nelle schede. Mi raccomando ragazzi, vi aspetto numerosi. Detto questo, non ho pubblicizzato l'evento che terrò domani casualmente. Difatti quello che quest'oggi vi mostrerò è una sorta di elenco di cose che mi aspetto da Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Un elenco che terrò al mio fianco per tutta la durata del nostro live play, che penso arriverà fino a dicembre e che ci aiuterà nella valutazione dei giochi nel mentre che li giocheremo. Per la verità, in realtà vorrei dividere questo video in due parti. Nella prima mi lascerò andare a delle aspettative molto più generali e per così dire soggettive, mentre nella seconda proverò a fare un veloce recap di tutte quelle che sono state le affermazioni che abbiamo fatto nel nostro periodo di teorizzazioni riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo e che dunque mi aspetto di trovare effettivamente all'interno dei giochi Pokémon e più in particolare all'interno della loro lore. Detto ciò, io non vi rubo ulteriore tempo e direi di dare inizio a questo ultimo video pre Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Parto col dire che per quanto io stia difendendo strenuamente questi giochi in questo momento, dato che non sono ancora usciti, voglio essere molto severo col loro giudizio. Non per chissà quale motivo, semplicemente credo che da Pokémon Rubino Mega Zaffiro Alpha, che già erano remake e quindi non contano, non ci sia stato un gioco Pokémon effettivamente all'altezza. La settima generazione, a mio avviso, è stato un mezzo fallimento e Let's Go non ha fatto altro che rincarare la dose. E se ad oggi ho un'opinione molto positiva riguardo a ciò che ci aspetterà in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ciò è dovuto al fatto che accanto alle mie severe pretese vi sono delle ottime aspettative rispetto a ciò che effettivamente ci è stato mostrato. Le sensazioni che il gioco ha dato in campagna marketing sono state nettamente diverse rispetto a quelle che ci hanno proposto Pokémon Sole e Luna. Siamo passati dai balletti delle mosse Z all'imponenza dei Pokémon Dynamax, siamo passati dalla superficialità palesata di Let's Go ad un gioco che sembra avere nella storia del nostro mondo un'origine di trama. Ed è proprio di storia che voglio parlare e dunque per l'appunto di trama. Non penso di essere sinceramente impopolare nel dire che forse dalla quinta generazione non c'è stata una trama Pokémon che abbia davvero convinto fino in fondo. X e Y, per quanto belli, e anche la settima generazione in certa misura, ci hanno lasciato un senso di incompletezza veramente profondo. Badate bene, io non pretendo che Pokémon Spada e Scudo abbia una trama autoconclusiva come quella di quinta generazione, anzi paradossalmente spero che non sia così. Spero che questi giochi ci possano aprire le porte verso i remake, che a quel punto sì, devono essere autoconclusivi. Perché ragazzi, con la quarta generazione è iniziata un'era ed è giusto che finisca quell'era, perché a questo punto la Dynamax invaderà la mitologia di Sinnoh e credo ne vedremo delle belle. Detto questo, dalla trama di Pokémon Spada e Scudo mi aspetto una trama coerente, piena, interessante, fitta di misteri, che sia proiettata verso un futuro e che soprattutto abbia un futuro. Su quello ovviamente abbiamo da attendere, non c'è dubbio, ma sul resto mi aspetto una delle trame migliori. Mi aspetto cattivi motivati, rivali con una logica all'interno del gioco, intrecci, misteri, identità che non siano già fissate preliminarmente ma da scoprire man mano con la nostra avventura, il tutto se possibile legato alla nostra scalata verso il titolo di campione. Voglio veder crescere ogni personaggio e soprattutto voglio che la lore di questi personaggi si vada a innestare su una lore principale, in modo da rendere il tutto molto più pieno, molto più avvincente e molto più stimolante. Ragazzi, io sono molto fiducioso. Hop non è Au, non è Trace, non è un personaggio messo lì tanto per fare brodo. È il fratello del campione, quindi avrà una logica all'interno del gioco, avrà probabilmente dei complessi. E ragazzi, se anche Hop avesse un minimo di caratterizzazione, non oso immaginare Beat, Mary e compagnia. Da qui però segue un punto fondamentale a mio avviso, che è la caratterizzazione del gioco. Caratterizzazione non solo dei personaggi, ma anche dei Pokémon, delle città, dei luoghi e in generale dell'intera regione. Ragazzi, ho visto i nuovi leak, ho visto i nuovi Pokémon e vi posso giurare che per quanto alcuni mi risultino banali e a tratti incomprensibili, la fauna di Galar è un fottuto pozzo di idee. La sensazione che non ci
siano più Pokémon messi tanto per essere messi, che non ci siano più luoghi piatti e monotoni, basta regioni in stile Kanto style dove tutti i percorsi sono uguali. Voglio poter apprezzare in Pokémon Spada e Scudo le minuzie e i particolari, anche quelle più insignificanti. Voglio poter dire wow, ma non solo davanti al boss finale, voglio poter costellare la mia intera avventura di piccoli wow. Datemi qualcosa in questo gioco di caratteristico e diverso e penso di essere in pace con i sensi. Sui Pokémon e sui luoghi, almeno per il momento, non ho particolari timori, anche perché oggettivamente negli ultimi tempi, da questo punto di vista, siamo stati abituati abbastanza bene. Insomma, ci resta poco da aspettare per scoprire il tutto, quindi che dire? A domani. Un'altra cosa che mi aspetto, dato l'interesse che Pokémon Spada e Scudo ha mostrato nei confronti del competitivo, è da un lato un bilanciamento generale del gioco e dall'altro delle agevolazioni per accedere più facilmente all'ambito competitivo. Se sulla prima vado abbastanza sicuro, perché comunque il fatto che Galar sia incentrata sulle battaglie mi lascia pensare ragionevolmente che il team di sviluppo abbia messo un occhio di riguardo su queste ultime, in realtà sul lato competitivo ho alcuni timori abbastanza preoccupanti. Perché l'ultimo trailer ha sì mostrato delle agevolazioni, però purtroppo non quelle che effettivamente volevo. Non si sa ancora se gli EVS saranno modificabili e soprattutto non si sa cosa ne sia stato degli EVS, se ci saranno, se saranno modificabili oppure no. E il fatto di poterli gestire, fra tante virgolette, tramite i canonici strumenti quali proteine, calcio eccetera, non cancella il fatto che se poi questi Pokémon me li guadagnano per conto loro, la frittata ormai è fatta e non serve a niente potergli dare quegli strumenti. Tralasciando poi i prezzi dei vari ferri, zinchi e compagnia dicendo che sono sempre stati altissimi, ma che ragionevolmente credo siano stati ridotti perché nel trailer ne vediamo 26, io spero che determinate questioni si siano valutate, perché ciò non basta a risolvere una situazione che riguardo all'accesso al competitivo è sempre stata problematica. E la cosa è più rilevante di quello che sembra, perché se si pone al centro di un progetto un ambito competitivo, poi fallire in quell'ambito è come fallire all'interno di un punto cardine di un progetto, e sarebbe un peccato. Soprattutto sarebbe un peccato se poi si scoprisse che il tessuto generale del gioco alla fine è buono. Parallelamente a questo discorso, e siamo in chiusura della prima parte, ci terrei a vedere una difficoltà di gioco accettabile. Io non chiedo di spaccarmi la testa su un videogioco, cioè mi piacerebbe, però non lo pretendo ovviamente. Sta di fatto che se tu metti le battaglie come fulcro della regione di Galar, poi devi un minimo renderle difficili, perché sarebbe una presa in giro se il nostro percorso verso la vetta della Lega Pokémon poi si trasformasse in una barzelletta. Cioè, nonostante il fatto che già la meccanica Dynamax sia inserita con il primo capopalestra della regione e parallelamente il fatto che noi la incontreremo e la utilizzeremo subito, beh, mi lascia molto fiducioso sulla questione. Anche qui incrociamo le dita e speriamo di vederci giusto. Bene o male, queste sono le aspettative che ho riguardo a questi giochi. Forse chiedo tanto, forse mi aspetto tanto, però ripeto, Spada e Scudo credo che possano essere dei giochi dai quali dipenderà il futuro di moltissimi appassionati del brand Pokémon e quindi parallelamente anche il futuro del brand stesso. E nel caso me lo stesse chiedendo, no, non vi elencherò cosa vorrei vedere, cosa non vorrei vedere, perché si cadrebbe nel banale. Grazie alla fava che tutti vorremmo avere un Pokémon che ci segue nell'Overworld, non c'è, non cadiamo in questi luoghi comuni, è inutile che ve lo stia a dire io. C'è però una cosa che io voglio assolutamente citare in conclusione, questa volta per davvero. Anche questo gioco, anche Pokémon Spada e Scudo, è stato descritto come un gioco per tutti, dai veterani alle nuove reclute. Molto bello, il problema è che anche Let's Go era stato descritto come a game for everyone, e non è mai stato quel gioco un game for everyone, è stato tutt'altro. E non lo è stato perché metà delle features centrali di questi giochi, il poter accarezzare lo starter, il poter portarsi a spasso il Pokémon nell'Overworld, andavano a rendere alla fin fine la difficoltà del gioco una presa in giro. Ora, io su questo aspetto, ragazzi, non ho delle aspettative, ho delle fottute pretese. Perché se un gioco dichiaratamente vuole essere un gioco per tutti, allora deve saperlo fare bene, se no non lo dici. Perché non è possibile che io, amante delle sfide, mi viene promesso un gioco che potrà in un qualche modo soddisfarmi, e poi per soddisfarmi veramente io debba rinunciare a tutte quelle meccaniche centrali del gameplay di quei giochi, perché altrimenti poi la mia avventura diventa un crossover con i Teletubbies, non ha senso. Cioè, se proprio non vogliamo evitare di rendere la difficoltà del gioco imbarazzante tramite determinati features quali Poke Io e Te e compagnia bella, almeno pretendo che tu me le tenga distanti, almeno pretendo che io non venga messo a contatto con queste se non le voglio usare. Vi dirò, con il Poke Camping e il Curry mi sembra di essere a un buon punto per il momento riguardo a questa faccenda, sperando chiaramente che non ce ne siano altre nascoste che mi verranno a interrompere il mio gameplay. Poi chiaro ragazzi, a me sinceramente, giocatore competitivo, almeno nella
mentalità. Mi piacerebbe potermi cucinare un curry e farmi un po' di campeggio una volta ogni tanto con i miei Pokémon preferiti. Quindi l'ideale sarebbe che queste features non modifichino la difficoltà rendendola molto più facile, modificatela in un altro modo. Però mi rendo perfettamente conto che tanto le mie speranze sono vane, che naufragheranno tutte, e quindi va bene così, patteggio, non mi presento al Pokécamping, non faccio il curry, basta che non me lo mettete davanti. Bene signori, ora arriva la parte di video che preferisco di più. Una carrellata di elementi di lore grandi e piccoli che in quest'ultimo periodo, dall'annuncio dei giochi al loro rilascio, ho accennato e che mi piacerebbe dunque vedere all'interno di Spada e Scudo. Il tutto in maniera rapida, senza approfondire eccessivamente ciò che è stato già trattato ampiamente in passato. In caso vogliate chiarimenti rispetto a ciò che sto dicendo, trovate tutte le fonti possibili o nelle schede o in descrizione qualora non ci fosse più spazio nelle schede. Bene, cominciamo. Fin dal primissimo video su Pokémon Spada e Pokémon Scudo abbiamo teorizzato la possibilità che questi giochi avessero un parallelismo con il nostro mondo e più in particolare con il mondo della rivoluzione industriale britannica. Mi aspetto dunque una regione che ricalchi con la propria storia, la propria lore, quello che è stato lo sviluppo tecnologico che si è avuto in Occidente. In particolare dal concetto di quella che è la nostra energia primaria, ossia il petrolio, abbiamo supposto che la Dynamax possa non essere semplicemente ciò che è sotto gli occhi di tutti, ossia un'energia in grado di rendere i Pokémon abnormi, ma anche un qualcosa in grado di alimentare energeticamente tutta l'intera regione di Galar, con particolare riferimento, come al solito, alla città nord della stessa. Infine, sempre riguardo all'argomento, ho più volte accennato al fatto che la regione di Galar sia una sorta di percorso ideale che parta dalla ruralità delle campagne alla tecnologizzazione più estrema, andando a colpire in ultima analisi la grande città nord della regione. In relazione a ciò, ho anche detto, e questa è la tesi che vorrei vedere all'interno dei giochi, che la trama si concluderà proprio in questa città nord e più in particolare sia legata con la nostra scalata verso la vetta di Campione. Entrando più nello specifico delle mie teorizzazioni generali, chi le ha seguite sa già che cosa mi aspetto da questi giochi e dalla lore di questi giochi, quindi passerò il tutto molto velocemente in rassegna, lasciandovi il link alla playlist qualora voleste approfondire. Eternatus sarà il vero e proprio malvagio di questi giochi e sarà colui che detiene la fonte primaria dell'energia Dynamax. All'interno del gioco potrebbe avere un epiteto, un po' come accade a Necrozma, che si avvicini molto a gigante originario. L'intera regione di Galar è pervasa da un'energia Dynamax, conseguenzialmente allo scontro che Eternatus ebbe con Zacian e Zamazenta in tempi antichi. Rose, il presidente della Lega Pokémon, è attualmente colui che detiene il monopolio di questa energia, che utilizza sia come forma di spettacolo all'interno degli stadi, all'interno delle battaglie della Lega Pokémon, sia come fonte di energia vera e propria per le proprie aziende, che verosimilmente erogano l'intera energia alla regione stessa. Flora, la professoressa, assegnerà a Sonia, sua assistente, il compito di indagare sulle origini dell'energia Dynamax e dunque, nello specifico, senza che Flora probabilmente lo sappia, su Eternatus. Rose risveglierà Eternatus senza esserne consapevole, rilasciando accidentalmente o per un motivo terzo un quantitativo molto grande di Dynamax. Ciò vuol dire che Rose non sarà definibile cattivo del gioco. Eternatus giungerà a Galar tramite uno squarcio nel cielo analogo a quelli che si aprono sulle teste dei Pokémon Dynamax normali, e ciò vuol dire che non lo farà tramite un ultravarco. Ergo, come logico che sia a questo punto, non penso che sia un'ultra creatura. La battaglia finale contro questo Pokémon non si svolgerà solo tra quest'ultimo e il giocatore insieme al lupo leggendario di turno, ma coinvolgerà molti personaggi di Galar e si svolgerà nelle modalità di un raid Dynamax. Infine, il cane leggendario della versione alternativa a quella che si è scelto potrebbe essere guidato in un modo o nell'altro da un allenatore all'interno del gioco stesso che non abbiamo ancora identificato. Riguardo alla mia teoria generale in senso stretto, poi ci tengo a fare un paio di precisazioni. Io non ho mai detto che in Pokémon Spada e Pokémon Scudo avremmo avuto un conflitto effettivo tra Eternatus e Arceus, e non pretendo nemmeno a dire il vero che specificatamente in Pokémon Spada e Pokémon Scudo si faccia riferimento a Eternatus come antagonista del dio dei Pokémon. Queste, ragazzi, sono cose che verificheremo nei remake di Diamante e Perla, se ce ne sarà l'occasione. La seconda cosa che voglio chiarire, ragazzi, mi dispiace dirvelo, è spoiler. Contro il mio interesse, io vi invito a skippare al minuto che trovate in questo momento in sovrimpressione per evitarvi uno spoiler veramente grande. Non pretendo che guardiate questa parte di video, ma purtroppo, ragazzi, io so delle cose e non posso non dirvele, non posso fare finta di non sapere. Dunque, ragazzi, via con lo spoiler. Sono consapevole del fatto che Eternatus possieda due forme e benché nessuna di queste due ad una prima occhiata risulti essere antropomorfa, ciò paradossalmente potrebbe in un qualche modo confermare il corpus centrale della mia teoria. Il fatto che il leggendario stesso abbia due forme mi porta a credere di aver centrato
entrato un punto. Vi sarà una forma ridotta del Pokémon leggendario, magari in queste condizioni dopo la battaglia con Zacian e Zamazenta, e una versione originaria. Se la forma più simile ad un drago, che è molto molto piccola, è evidentemente la forma ridotta del leggendario, sulla seconda è tutto da discutere, ragazzi. Dal design che ho visto pare essere una sorta di braccio barra tentacolo che fuoriesce da una struttura vorticosa. Quindi la teoria del vortice di Caos potrebbe uscirne confermata, mentre quella dell'antropomorfia dei giganti rimane comunque in sospeso, dato che comunque stiamo parlando di un braccio che è potenzialmente umanoide. E che quest'ultimo sia un essere del caos è reso evidente dal fatto che il suo design è molto più disturbante dei design di altri Pokémon che già abbiamo definito come assurdi, pensate a Xurkitree. Inoltre, riguardo le due nuove forme di Zacian e Zamazenta, esse appaiono menomate da una sorta di combattimento, viste le cicatrici. È probabile, sempre restando sulla scia delle nostre teorie, che anche questi due Pokémon, come accaduto per Eternatus, siano usciti malconci da quell'antica sfida, e che in particolare abbiano perso le loro armi, ossia la spada e lo scudo. Il fatto poi che questi ultimi appaiano al personaggio giocante in questa forma menomata, e lo metto tra parentesi, odio essermi spoilerato questa cosa, mi fa pensare che prima di poter affrontare Eternatus, noi come personaggio giocante dovremmo aiutare in un qualche modo Zacian e Zamazenta, a seconda della versione, a recuperare quella che è stata l'arma con cui un tempo sconfissero proprio quel Pokémon. Ok, concluso il momento spoiler, voglio fare un paio di annotazioni finali. Come abbiamo teorizzato a parte, Dandel sarà verosimilmente un personaggio terribilmente ingenuo e che al di là della sua abilità nelle lotte risulterà molto mediocre, mentre Mary possiederà una doppia personalità, quella di ricca borghese, di punk ribelle. Il suo obiettivo è quello di ottenere il titolo di campione da sventolare in faccia al proprio padre, il presidente della Lega Pokémon, e dunque a Rose. Bene, credo di aver riassunto tutto ciò che nelle nostre teorizzazioni si legava specificatamente a Pokémon Spada e Scudo. Abbiamo detto molte altre cose in realtà, ma tutte all'interno di questo schema di pensiero, e comunque qualora ce ne fosse bisogno ce ne ricorderemo. Voglio però aggiungere una piccola chicca finale a cui non ho mai fatto alcun accenno e mettere in luce un paio di speculazioni che non devono essere confermate perché lo sono già. Riguardo alla chicca, avete presente questo luogo in particolare della mappa di Galar? Ho forse accennato sporadicamente, magari in qualche live, magari in qualche storia Instagram, che questo luogo possa essere il classico luogo inquietante della regione. E vi dico al volo come credo sarà strutturato a distanza di un giorno dall'uscita dei giochi. Questo edificio sarà un residence o motel abbandonato. Questo perché di Poltergeist, Pokémon di tipo spettro e principale Pokémon di tipo spettro della regione, si dice che è solito invadere ristoranti ed hotel e addirittura causarne l'infestazione. Alla luce di questa osservazione e dal fatto che difficilmente una persona situerebbe un ristorante in quelle condizioni, non mi stupirebbe per nulla trovarmi all'interno di un albergo o motel che sia abbandonato con dei Poltergeist che svolazzano tra i corridoi. Anche qui, da domani, vedremo tutti che cosa succederà. Infine, non peccando di certo di modestia, vorrei ricordare i nostri successi. Insieme a Pixel 40, ai tempi, teorizzammo con successo le Wild Areas, anche se oggettivamente il merito va più a lui. E inoltre, spoiler alert, vi lascio questi secondi di video per skippare al minuto che ancora una volta trovate in sovrimpressione sullo schermo, abbiamo azzeccato in pieno la caratterizzazione della linea evolutiva di Sobble. Avevamo infatti speculato che questo Pokémon, portato a nascondersi per la sua timidezza, potesse fare in una sua futura evoluzione di questa sua abilità una sorta di arma di battaglia, proprio per sopperire a quel suo carattere timido. Il fatto che Inteleon, evoluzione finale di Sobble, sia un agente segreto, direi che conferma in toto questa nostra visione. Certo, non avrà forse acquisito il tipo spettro, ma ciò è particolarmente irrilevante se pensiamo che questo Pokémon è in grado di imparare per livello palla ombra e che dunque il legame con il tipo spettro c'è pur non essendo all'interno del typing del Pokémon stesso. Indovinate chi sceglierò domani come starter? E con questa sollecitazione fatta apposta per ricordarvi che domani sarò in stream su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale, mi raccomando i social e la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video!